Ecco. Dica qualcosa, qualcuno parli. Grazie per questa esclusiva concessa di martedì, ministro. No, l'ho voluto io questo collegamento perché sapevo che in studio ci sarebbe stato Samuele Bersani, che sì che è stata la colonna sonora della mia adolescenza, e ci tenevo a ringraziarlo perché io con Kiko e Spillo ho cominciato a limonare per la prima volta, con Spaccacuore ho fatto il primo petting e con Giudizi Universali ho avuto la mia prima eiaculazione precoce, ci tenevo. Poi la seconda, poi la terza, poi la quarta, però ci tenevo a ringraziare Samuele Bersani e poi mi sono concentrato e bene, tutto bene, ecco, sì. Ci tenevo a avere questo collegamento. Ministro, guardi che c'è Pierluigi Bersani in studio, è stato anche un suo predecessore, è stato ministro dei trasporti tra il 99 e il 2001. Davvero? Ma veramente? Ah, ecco di chi era questo. Eccolo. Ah, allora. Bersani, questo è suo, io glielo. Venga a prenderselo, glielo restituisco. A me piace, ma no, non mi serve mica. Non Va mi bene. serve mica a me questo. Va bene, ministro, visto che l'abbiamo in collegamento in esclusiva con noi, possiamo approfittare per qualche domanda? Un attimo che mi concentro. Ministro. Ok. Ok, a proposito della ricostruzione, lei ci conferma che Autostrade non avrà alcun ruolo? Noi abbiamo detto e non cambiamo idea, a differenza degli esperti della politica, e lo diciamo con tanta franchezza, che chi non ha manutenuto il ponte e lo doveva manutenere, ma non l'ha manutenuto, noi non glielo facciamo più manutenere e affideremo la manutenzione a chi sarà in grado di manutenerlo se manutenendolo e perdurando nella manutenzione lo manuterà. Ah, ministro, proprio sulla nomina del commissario per la ricostruzione, ministro, c'è stata una polemica. C'è stata una polemica per aver nominato degli indagati. Può ripetere la domanda che non ero abbastanza concentrato e no, non mi sono entrate alcune parole nella testa, ho perso il filo. Ministro. Adesso va bene. Ministro, cosa ci dice della polemica per aver nominato due indagati come commissari per la ricostruzione del Dico ponte? che è una cosa che trovo sconcertante. Noi abbiamo provveduto a nominare una figura specchiata, limpida, lo annuncio qui in esclusiva di martedì, come commissario per il ponte. Noi abbiamo il dottor ingegnere Ballanzasca. E a coordinare e non l'abbiamo detto, noi siamo per il popolo, non è possibile e a coordinare i lavori ci saranno la dottoressa Vanna Marchi e il geologo dottor Donascimento, tutta gente specchiata, assolutamente. Ministro, ha visto che il Premier Conte da Vespa, mostrando la foto di Padre Pio, ha detto di ispirarsi a lui. Ecco, a lei, ministro. Lei a chi si ispira? Chi è che la guida? La ringrazio per la domanda, mi fa piacere perché tocca un aspetto spirituale di me che è poco conosciuto. Vengo da una famiglia umile che ha fatto tanti sacrifici per me, per permettermi di studiare. I miei hanno venduto il pedalò che usavamo al lago di Garda. Se posso permettermi anche di toccare un aspetto profondo, anch'io porto sempre con me il mio riferimento spirituale, colui che mi guida Ah, nella possiamo mia vederlo? avventura in questo ministero. Ce lo fa vedere? Possiamo vederlo? Volete proprio sfogare nella mia intimità? Va bene, eccolo. Giovanni. Giovanni. Ah, San Giovanni, Giovanni Paolo II? No, Giovanni Muciaccia, quello di Arcattari. Senza i suoi insegnamenti io no, non sarei mai diventato ministro delle infrastrutture. Grazie a Giovanni che ho imparato ancora. Con le lacrime agli occhi, mi viene da cuore, con le lacrime agli occhi, pensare a Bucciaccia. Scusate l'emozione, Diamogli una ho mano, imparato a diamogli copiare, e solo grazie a lui, ho imparato a copiare perfettamente il pass per il parcheggio dei disabili. Dell'importanza di queste cose te ne accorgi solo quando te le sequestrano. Ministro, chiudiamo con le Olimpiadi. Lei ha detto che Torino è la scelta migliore. Che tre città insieme sarebbe una scelta caotica, sarebbe difficilmente percorribile. L'ho detto io? Eh sì. Eh Sicura? Ma sì, ministro, certo. veramente?
Allora mi dico bravo, 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 bravo Danilo, bravo Toninelli, bravo, 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 bravo Danilo, bravo, bravo. E allora te ne dico un'altra. Torino, se non ci fosse l'Appendino, sarebbe già in declino. Bravo Danilo, bravo, un bel applauso per Danilo. Bravo, bravo.